Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, allora è esattamente mezzanotte 10 minuti e vi chiederete cosa sto facendo in spiaggia. Me lo chiedo anch'io. Però in realtà sono venuto qua perché voglio provare il rituale di Bloody Mary e mi sembrava un posto fighissimo da farlo in spiaggia. Per chi non conoscesse il rituale di Bloody Mary, come funziona? Bisogna posizionare uno specchio davanti a noi, come ho fatto io. Accendere una candela, ripetere per 3 volte il nome di Bloody Mary e in teoria lei dovrebbe manifestarsi. Ma chi è questa Bloody Mary? Con chi avremo a che fare in questo rituale? Allora, alcuni dicono che sia Mary Whale, ossia una donna giustiziata perché accusata di stregoneria. Altri dicono che sia la regina d'Inghilterra, famosa perché ha giustiziato un sacco di persone e da lì ha preso il nomignolo di Bloody Mary. Ci sono tante teorie, nessuno sa chi sia veramente questa Bloody Mary. Una cosa è certa però, è un rituale abbastanza pericoloso. Però ho deciso di farlo. Lo specchio davanti a me, accendiamo la candela e ripetiamo il nome di Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ok. Siamo dentro il rituale. Per quel poco che so di questo rituale è abbastanza pericoloso e si dice che... No, scusate, sentivo un rumore strano. Quello che fa Bloody Mary non è tanto simpatico, non è la classica manifestazione, ma è... mamma mia, oh. Era uno con la bici, ma è abbastanza, come dire, aggressiva. Da qua infatti prende il nome Bloody Mary, la sanguinaria. Allora, non so se in questo rituale devo stare fermo, devo stare davanti allo specchio, non lo so, mi fa un po' ansia stare lì. Oh, vabbè, io sono qua, quindi se Bloody Mary vuole venire a trovarmi, sa dove trovarmi, ecco. Bloody Mary, mi stai sentendo? Tanti dicono anche che lo spirito di questa Bloody Mary voglia proteggere a tutti i costi il suo bambino e che se lo nominiamo può essere che si manifesti. Per ora andiamo a step, non esagerare più, sei appena arrivato e appena iniziato, perché più la incitiamo e più lei... Oh raga, vi giuro, con la coda dell'occhio ho visto qualcosa. Ve lo dicevo. Ma è una finta di dire la roba del bambino. Madonna, che brividi. Sono 40 gradi, c'è i brividi. Porca vacca. Ho sempre la sensazione che ci sia qualcosa che mi stia intorno, raga. Però vedete che anche solo a nominare sto bambino sei tu? Qualcosa ha camminato lì, vi giuro, qualcosa ha camminato lì. Micio, è già il secondo rituale in cui becco un gatto, Vieni. Madonna, che ansia. Ragazzo, di brividi, sei bravo? Aspetta. Aspetta, calmo, perché... Aspetta, piano, non ti avvicinare, anche se mi piacciono i gatti, perché... Potrò...
Allora, i gatti durante i rituali non so perché non mi piacciono tanto. Si dice che streghe o quant'altro, non so se sia una credenza popolare o no, ma si incarnano nel corpo di gatti. Era accesa e non tira un filo di vento. Era accesa e non tira un filo di vento. Cosa devo fare? La devo riaccendere? Non lo so, sentite, proviamo. Se Bloody Mary non si faceva vedere al primo tentativo, diciamo, bisogna girare su se stessi 3 volte ripetendo il nome Bloody Mary. Mentre dovrebbe essere incazzata nera. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ok, quindi ora mi sale più l'ansia. Perché dovrebbe essere incazzata? Bloody Mary, sei qui con me? C'è anche della gente che è venuta a fare il bagno di notte mentre sto facendo il rituale, cioè. Proprio vabbè. Io mica potevo saperlo, Ragazzi, se non funziona sta roba, c'è ancora l'ultimo stadio, però porca vacca. Mi cago abbastanza farlo perché c'è proprio l'ultimo stadio. Di Mary sei tu? Tutto qua così. Però non so se è il riflesso della mia torcia o no. Porca vacca, magari sono delle visioni, raga. Mi sento fischiare tutto quello all'orecchio. Però non capisco se è il rumore dell'acqua. Bloody Mary, avanti, fatti vedere. Allora raga, per ora qualche roba strana c'è stata, si muove lo specchio, ma potrebbe essere il vento. Ma, cioè per cosa c'era scritto del rituale, per come lo conosco io è ben più cattivo. Quindi procediamo con l'ultimo step e qua in teoria la facciamo proprio incazzare sta qua. Bloody Mary, ho ucciso io il tuo bambino. Bloody Mary, ho ucciso io il tuo bambino. Ora dovrebbe essere parecchio incazzata. Ah.
che me ne voglio andare, voglio interrompere questo cazzo di rituale. Me ne voglio andare. Basta. Basta, se sospetto, basta che te la butto via sto specchio, perché questo mi vuole ammazzare. Raga, ormai sono passati 5 giorni da quella sera che ho deciso di fare il rituale di Bloody Mary. Non ci sono più stati avvenimenti, non è più successo nulla, però guardate i segni che mi porto dietro. Cioè, è una bella cicatrice. Alla fine, per fortuna, ho avuto la decenza di dire basta, basta, andiamocene, perché questi sono i risultati. Poi, non so se sia stata questa famosa Bloody Mary a farmi del male o no, però capite che durante il rituale i dubbi mi vengono. Fortunatamente, però, solo quello che mi porto dietro, solo una cicatrice e basta.